Buongiorno sindaco. Buongiorno. Ecco. Buongiorno a chi ci ascolta soprattutto. Sì, guardi sindaco, può parlare più vicino? Sì, sì. Così. Lei ha una voce possente, però voglio dire, forse se parli più vicino al microfono. Senta sindaco, è bello questo titolo. Sì, sono sempre i sogni a dare forma al mondo. Bisogna sempre sognare e crederci soprattutto. E crederci soprattutto. Buongiorno sindaco, buona domenica. Altrettanto a voi e a chi ci ascolta. Può fare qualcosa per questo caldo sindaco? Sì. L'amministrazione comunale? Quello che riesce a fare lei riusciamo a fare noi. No, perché le dico questo, sono trascorsi 49 giorni da quando lei con la sua amministrazione comunale si è inserita nel comune di Melito e quindi da subito già la gente perché non si fa questo, perché non si fa quello, dico la bacchetta magica, no? Il sindaco, l'amministrazione, quindi lei che sta facendo con la sua amministrazione comunale può fare qualcosa per questo caldo perché ce l'hanno chiesto. Dico no, non è attrezzato. Non ci proveremo neanche. Allora sindaco, sono tante le domande che vorremmo fargli, però voglio dire, lasciamo un po' spazio alla gente se vuole chiamare comunque per interagire con noi, con lei soprattutto. Come mai questo ritardo? Sindaco, lei ieri sera era in una festa a Caredia, l'abbiamo fatto tardi. Eravamo al teatro, poi è arrivata una telefonata, abbiamo dovuto fare un piccolo sopralluogo con i carabinieri, ci avevano segnalato uno scasso, fortunatamente non era così, e poi sono salito all'acco, era giusto che salisse all'acco, abbiamo fatto un po' tardi. Le ore piccole, come si dice. E non per questo stamattina significa che dormivo, No, qualcuno dubitava, diceva, ma il sindaco sicuramente starà dormendo, il sindaco non dorme mai. Dorme anche poco. Quel poco è lo stretto necessario. Beh, comunque poi alla fine è arrivato sindaco, 49 giorni e 7 un ore, bilancio. E 7 ore. Sono importanti le ore per lei. Allora, questi 49 giorni, un bilancio, sindaco, poi parliamo, abbiamo un po' di domande da fare. Io prima di fare il bilancio voglio fare un appello a tutti i cittadini di Melito. Appello e invito a far ritornare Melito quella cittadina civile, quella cittadina vivibile. Bisogna crederci e spendersi per questo. Quindi da domani abbiamo emesso un'ordinanza, la numero 7, quella per il corretto conferimento. Lei mi ruba le domande. Noto ancora purtroppo tanti ingombranti lasciati a fianco ai cassonetti. Da domani scatteranno le sanzioni. La mia speranza, il mio sogno è che sulla mia scrivania non arrivi nessuna sanzione, però se queste sono necessarie per diciamo educare la gente, allora che ben vengano. Domani chi conferisce nei cassonetti dopo le 7 sarà sanzionato, si conferisce dalle 20 di sera alle 7 di mattina. Un invito alla collaborazione, un invito a non sprecare l'acqua, un bene prezioso. Stiamo facendo e faremo in questa settimana una miriade di controlli, sospendiamo tutte le altre attività per fare controlli incrociati. Quindi occhio e soprattutto un invito a non sbagliare. Collaborate con noi, noi ci stiamo spendendo diciamo H24, però senza l'aiuto della cittadinanza possiamo fare ben poco. Perché tutti gli sforzi poi alla fine possono essere vanificati. Io non la faccio lunga, do spazio alle telefonate, magari nel corso delle telefonate mi inserirò nuovamente cogliendo spunto da qualcuno. Sì, sindaco, diciamo che la gente comunque per quanto riguarda scorcio, ecco, è sicuramente positiva, perché dice fa bene, bisogna educare la gente, quindi va bene questo conferimento dei. Possiamo andare in onda, abbiamo già una telefonata sindaco, guardi, e appena lei è arrivato, aspetti un attimo, ecco, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sono il signor Paolo del bar della stazione. Paolo del bar della stazione, buongiorno, mi dica. Vorrei fare delle domande, no critiche, autocostruttive al signor sindaco. Delle domande, attenzione. Va bene Paolo.
autocostruttive. Ti sta ascoltando il sindaco. Allora, volevo segnalarle che dal primo giorno che si sono insediati al suo staff abbiamo segnalato che l'ingresso di Melito, praticamente la stazione, quando vengono i primi forestieri, sì, vanno a vedere quello champion che c'è. Dove? Non so, dove? Non sei di Melito pure tu? Sì, dove? Scusami, non ti seguivo. Se scendi dal treno, metti parli della stazione. E vedi quello scempio, quell'acquitrino, i gerini, i topi. Se l'hanno segnalato, stiamo parlando della fontana o della perdita che c'è nel sotto, a fianco il sottopasso? No, è la fontana, signor sindaco. La fontana, e stiamo per darla. L'ultima volta che è stata messa in funzione è stata il giorno quando Carmelo Pelletti ha fatto la manifestazione. Allora, la fontana è nostra intenzione non solo attivarla, ma darla in adozione. Questo lo sapevo pure, che qualche giorno andrà in adozione. Come si parla di ordinanza, diritti e doveri, penso che anche questo è un nostro diritto, come è il dovere di buttare la spazzatura dentro i cassonetti. Ho un'altra segnalazione volevo farle. Mi raccomando, non tante, lei, Paolo. Lei è per l'adozione o no? Quel che venga, l'importante è che sia funzionale. Che sia migliorativo e funzionale. Funzionale e che risolve il problema dell'igiene pubblico. Vediamo l'altra domanda, Paolo, così poi diamo spazio anche alle altre persone. L'altra domanda, vorrei segnalarle anche la questione dei sottopassi che sono stati fatti in certi posti, sono stati definiti, in altri posti no. Le posso segnalare quale? Non c'è bisogno, stiamo parlando del secondo sotto la stazione, di uno, e di uno a Pilati e rimane, e poi saremmo quasi al completo. Però prima le segnalo che l'ho otturata io, quella delle fogne, dove c'era il cattivo odore che entrava dentro, è caduta una vecchietta, mi sono prestato a impastare due carriole di cemento e ho fatto il mio dovere da cittadino per bene, però l'avevo segnalato, ha fatto anche lei un sopralluogo. L'ha fatto il precedente prima di lei, anche quello prima di lei. Allora, di quale buca parliamo? Parlo del sistema fognante Rione Marina. E la sa benissimo, credo, quanto e come me, che c'è le acque bianche che sono convogliono nella fogna, o meglio, e c'è tutto un discorso a monte che va rivisto, perché c'è una differenza nella tubazione, se così ci capisce chi ci sente, e arriva il tubo da 400 e riparte dal pozzetto un 200. Dovrebbe essere il contrario. Quando ci sono le acque piovane è chiaro che salta tutto. Le separiamo, però ci vuole il tempo necessario. Per quanto riguarda il pozzetto, scusa Paolo, ti sta rispondendo. Tecnicamente, allora, noi faremo un primo intervento tampone, che è quello di sistemare il pozzetto. Ma lei intervento tampone con la catrame che avete fatto? No, e là non è stato fatto in quel pozzetto. Se parliamo davanti all'abitazione Manganaro, sì. Perfetto. Là non è stato fatto il pozzetto, faremo il pozzetto e faremo quel tratto di canalizzazione acque bianche separato dalla fogna, come giusto che sia e come doveroso che sia, per non far saltare e andare il collasso quella tratta, quel tratto di fogna. Ma questo l'hanno detto anche quelli di prima? No, vabbè, quello che dicono gli altri mi interessa poco. Esatto. Bisogna ragionare e avere il coraggio, io l'ho detto all'inizio, di far cambiare il paese. Se parliamo di cambiamento, questo sì, è il cambiamento. Però vi chiedo e chiedo a tutti, capisco che le aspettative sono a 360 gradi, perché il paese era all'abbandono totale, ma io non mi riferisco all'abbandono totale, quello che vedete voi, l'abbandono è anche dentro le stanze, vedete? Esatto. Anche nelle carte. C'è stata tanta, ma tanta negligenza, se negligenza, e forse sono un po' magnanimo se dico negligenza. Sostituzione del personale, usi la legge come glielo consente. Non è proprio così, sostituzione del personale. Va bene, Paolo. Diciamo bastone e carota, dai. Diciamo bastone e carota. Esatto. L'asilo nido quando aprirà? L'asilo nido abbiamo ragionato come conferenza dei sindaci, perché l'asilo nido dovrebbe partire come consorzio dei comuni.
A settembre abbiamo già individuato le somme per far partire il servizio di assistenza ai ragazzi delle scuole medie inferiori, scuole elementari medie e anche superiori, perché è a carico questo servizio di assistenza, è a carico del comune. Dal primo settembre in bilancio non c'è una lira, o meglio non ci sarebbe. Abbiamo già individuato le somme, sono da parte, vanno stornate e ridistribuite in maniera per far partire intanto questo servizio essenziale. Ingegnere, vede che io ho pagato tutte le tasse, IMU, TASI, SARE. Ma assolutamente io hai fatto quello, ci diamo chiaramente del tuo, io ti ringrazio, sai a cosa mi riferisco per la tua collaborazione. E vicino a te, proprio vicino a te, in quel sottopasso dove tu ci hai dato una buona mano o diciamo di aiuto, c'è una perdita che purtroppo registriamo da 12 anni e sono milioni di litri d'acqua. È caduta la linea, va bene, ok, comunque può continuare, sindaco. Sì, abbiamo individuato una perdita che parte dal paese vecchio, da Villa Turi Pansera, e va a sfociare a mare nel sottopasso di via Tenente Menicucci. Allarmato dicono che da 12 anni che non si riesce a trovare sta perdita, e noi ci stiamo lavorando, abbiamo ispezionato venerdì tutto il tratto della via 19 agosto, non proviene da là, dobbiamo ispezionare le altre vie del paese vecchio, martedì faremo il secondo sopralluogo con dei macchinari, con della strumentazione di cui il comune non è in possesso, ci stiamo avvalendo della collaborazione a gratis di qualche collega per qualsiasi, come dico sempre, qualsiasi mano d'aiuto per la risoluzione dei problemi da noi verrà sposata e accolta a braccia aperte. Risponderemo, ecco questa è la risposta del sindaco, risponderemo anche ai messaggi, ma intanto abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Antonella sono. Antonella da dove chiami? Da Melito. Melito. Buongiorno Antonella. Buongiorno, intanto la ringrazio per la sua disponibilità. D'accordissimo per la questione spazzatura, ma mi viene spontanea una domanda. L'illuminazione, io vado a buttare la spazzatura di notte, buio totale. Allora, posso? Prego. Allora, nel discorso, è l'unico settore che noi, non è che non abbiamo attenzionato, in cui ci siamo dovuti fermare non un attimo, ma più di un attimo, perché la situazione è così complessa rispetto alle altre che ci ha costretto a tirare il freno a mano. In atto ci sono tre gare aperte, con quale si parte e come si parte. Se parti con la prima, becchi la denuncia della terza e della seconda, se parti con la terza ti denuncia la prima e la seconda. Ora stiamo valutando se chiaramente devi incastrare tutti i tasselli con un puzzle per far sì che si sbagli il meno possibile, perché un errore costerebbe a noi, in questo momento che siamo il comune più attenzionato d'Italia, molto caro. E non solo dal punto di vista economico, ma ci potrebbe costare anche dal punto di vista penale. Lunedì vedremo col tecnico, con l'unico tecnico che abbiamo, perché anche questa è purtroppo una realtà amara, l'ufficio tecnico presenta delle carenze abominevoli, delle carenze che purtroppo non abbiamo creato noi, abbiamo soltanto ereditato, è una delle più brutte eredità quella della gestione dell'ufficio tecnico. E per vedere se assieme al nostro legale la strada da trovare, magari anche concordandola con le tre imprese che hanno delle aspettative, perché sono aggiudicatari di alcune gare di importo piccolo o grosso che sia, a poca importanza, ma sono delle gare poste in essere, ma noi non possiamo dare corso a tutte e tre, dovremmo scegliere una sbagliando, vediamo se c'è la possibilità di annullarle. Dico, ma in 40 giorni non c'è stata questa possibilità, non c'è stata quanta attenzione? Gliela pongo la domanda, signora Antonella, lei pensa che veramente non abbiamo attenzionato la luce? Antonella. Se la dia una risposta, non è così. Però lo so, però non, alle 8 non è di notte, alle 7 di mattina non è notte. Se sono le 7:30 siamo in estate. O se sono le 7:30
sia di sera che di mattina, non sarei, nessuno verrà sanzionato, come non è stato sanzionato fino a questo momento. Ma a prescindere noi, da questo, lunedì mettere cassonetto, allora i cassonetti, ha ragione anche su questo, non le posso dare torto. Abbiamo allora la spazzatura di fuori, così magari ci intratteniamo un po' con lei, così chi ci ascolta, se lei va a Milano, a Roma, in un'altra cittadina e deve sostare e trova il parcheggio occupato, che fa? Deve scegliere se fermarsi in doppia fila e correre il rischio della sanzione, oppure girare fino a quando troverà il parcheggio idoneo e vuoto. Allora sono scelte, uno può anche rischiare, poi se becca la sanzione non è stronzo il sindaco o il vigile che sanziona. Allora, i cassonetti, ora non ricordo esattamente l'articolo, il capitolato prevede che la ditta aggiudicataria debba consegnare all'utenza, quindi all'ente appaltante, tutto il materiale, quindi anche i cassonetti, efficiente dal punto di vista funzionale ed estetico. Qua abbiamo aperto una partita con l'ente, una partita che sicuramente, a fronte di questo disservizio, sicuramente ci saranno non delle ritorsioni, ma delle sanzioni, e ci sarà un mancato pagamento da parte dell'ente. Fino ad oggi nessuno aveva attenzionato questo problema. Se noi lo diciamo in diretta è perché evidentemente l'abbiamo già evidenziato, l'abbiamo segnalato all'impresa. Allora, in questo momento aspettiamo come il pane, aspettiamo così come aspettiamo di svegliarci ogni mattina, di partire con la differenziata. La differenziata è ferma in questo momento alla SUAP, è nella fase della valutazione delle offerte tecniche, stiamo chiamando un giorno sì e l'altro pure, stiamo chiamando la mattina sì e il pomeriggio pure, per allora, vedere un attimino. Nel frattempo resta con la spazzatura fino al naso. Allora, e poi le dico. Ancora forse dentro. Le dico. Una piccola disinfettata, no? Allora, anche questo è previsto nella. Io ho chiesto. E lunedì farò le mie determinazioni, non più valutazioni, se noi non riusciamo a mettere sul sito del comune il cronoprogramma dei lavori che ASED, che è la ditta che gestisce il servizio, deve fornire all'ente appaltante, che è il comune. Quando parlo di cronoprogramma significa che noi dobbiamo sapere qual è la via dove vengono svuotati i cassonetti, quali sono le vie che vengono spazzate giornalmente, eccetera, eccetera, eccetera. Stiamo aspettando anche a minuti, spero, che la procura ci dissequestri l'area tra i due campeggi, perché anche quello è un bigliettino da visita. Abbiamo ritenuto in questo momento di togliere il parcheggio a pagamento, ma non perché io sono contrario al parcheggio a pagamento, perché in questo momento di sofferenza nella gestione, perché abbiamo seguito, avete seguito come me, con più o meno sofferenza di me, la gestione dei lidi. Quindi andare, non ce la siamo sentiti di riprorogare, e abbiamo annullato il parcheggio con le strisce blu sul lungomare, ma ci ripromettiamo il prossimo anno di farlo. Perché? Perché lei sa benissimo che si riversano sulle nostre spiagge centinaia di persone che provengono magari dalla vicina Reggio, quasi, nella quasi totalità è così, Bocale, Pellaro. Allora, che ben vengano, però a fronte anche dei servizi che noi dobbiamo necessariamente garantire, qual è lo smaltimento dei rifiuti, perché questo ha un costo, e ha un costo abbastanza elevato, un minimo a merito lo devono pur. Quindi quell'euro, quei 2 euro, quei 5 euro di sosta non guastano, se poi questi servono a garantire dei servizi che sono essenziali per il quotidiano vivere civile. Io quando parlo di quotidiano vivere civile parlo della B. La B è la pulizia, la B sono i servizi quali acqua e luce,
questo, non altro. Poi dell'altro possiamo ragionare, forse abbiamo il tempo per ragionare qualche ora in più, come è necessario che sia. Va bene, Antonella? Un'altra domanda. Un'altra? Piccolina, e poi lo lascio. Ok, ok. Come strutture sportive, abbiamo un campo che ci piove dentro la tribuna. Strutture sportive. Allora, io ho detto in campagna elettorale che anche il campo, come la villa, a proposito, da domani mattina riusciamo a fare una convenzione con i ragazzi della Protezione Civile, a cui va il mio sentito grazie per il servizio che fanno. Ieri sera mi ero appena seduto al teatro, mi è arrivata una telefonata dai ragazzi che mi segnalavano la finestra aperta e un cancello rotto delle rimembranze, e i ragazzi sono stati con me un'ora e mezza, sabato 5 ragazzi, sabato sera 10 e mezza, mezzanotte 20, quindi lo fanno come volontari. Un plauso e un ringraziamento per questi ragazzi non è nulla. Sono dei ragazzi con, diciamo, che andrebbero premiati con la medaglia d'oro che il comune non darà mai. Il campo sportivo va dato in gestione a una società o a più società, gestione onerosa, sto parlando, come la villa, altrimenti se lo lasciamo così come è stato lasciato in questi anni, tra qualche anno la convenzione la possiamo fare, ma magari con un buon pastore per far pascolare il proprio gregge. A fianco al campo sportivo spero a breve di poter dare la notizia che riusciamo, avremmo col condizionale individuato l'area per realizzare il palloncino, che è quella alle spalle del campo sportivo. Il palloncino è un campo polivalente coperto-scoperto che la provincia col presidente Raffa è disponibile già a realizzare nell'immediato. Quando parlo dell'immediato sto parlando da qui a qualche mese. Dobbiamo vedere soltanto l'accesso come può essere normato, perché dal campo sportivo lei sa benissimo, visto che conosce il posto, se dice che piove nella tribuna l'ambulanza non ci può arrivare. Per il campo sportivo stiamo già vedendo il primo intervento che va fatto nella tribuna, perché in questo momento si può giocare, ma si può giocare con gli spalti chiusi, e non è una bella cosa, anche per chi fa dei sacrifici per portare il proprio figlio a scuola calcio e chi ha la possibilità soprattutto di vedere il proprio figlio giocare, che è una bellissima cosa sia per i genitori che per i bambini. Vedere sugli spalti il papà, la mamma, lo zio, il nonno. Quindi anche su questo, signora Antonella, anche su questo stia tranquilla, non lasceremo nulla al caso. No, io capisco che i problemi a merito siano parecchi e siano tanti, per carità. Allora, signora Antonella, io mi sarei aspettato un'altra domanda. Qual è la cosa più antipatica, la cosa che le ha dato più fastidio in questo? Me la faccio io, così lo diciamo a tutti. Mm-hmm. In questo momento, in 9 mesi, il comune di Melito paga circa 1.400.000 euro di Enel per il servizio elettrico, tra scuole, uffici, pubblica, cimiteri, eccetera. Lo stiamo pagando col mercato, è nel mercato salvaguardia, e lo stiamo pagando con rabbia, lo dico, con rabbia, proprio con disprezzo, col 30% in più, quindi in 9 mesi sono 450.000 euro, in un anno sono 600.000 euro. Questi sono i numeri che noi abbiamo ereditato, e questa è la prima cosa a cui dobbiamo tagliare il cordone ombelicale, per poter consentire al merito, ai cittadini di merito, a tutti i cittadini, non solo quelli che pagano le tasse, ma anche a quelli che non le pagano perché magari non hanno la possibilità, non è che non le vogliono pagare, perché sappiamo tutti che il problema principale oggi sono le tasche di ognuno di noi, non si naviga più nell'oro, però sperperare così in maniera, consentitemi, e lo dico coscienziosamente, in maniera
non voglio essere attaccato, vorrei usare un aggettivo molto molto forte, però non è corretto ereditare questa situazione. Noi abbiamo pagato tanto, abbiamo pagato tanto di Enel. Io dico, se paghi 10, ma perché non trovi quel poco che ti manca per uscire dall'amorosità e poter tornare al normale? Guardate che in questo momento già le rate del giugno 2015 sono in banca per il recupero delle somme, ma stiamo parlando delle non dovrebbe essere così. Comunque questa partita spero come sindaco di riuscire a chiuderla entro il mese di luglio per poter tornare a non pagare in maniera quel 30% che non è giusto pagare, dai, ma diciamolo io, così. Io le chiedo perché i problemi che poi dentro casa, tra virgolette, dentro il comune, li deve pagare il cittadino ha i suoi problemi dentro casa sua, cioè di conseguenza noi paghiamo di riflesso, paghiamo i problemi che gli altri hanno creato. Ho capito, questo è un problema. Mi sa dare lei o c'è qualcuno che riesce, perché una volta individuato il problema, bene, lo sappiamo che c'è il problema, mi dà lei la soluzione, cioè che facciamo? Facciamo ritornare i commissari, scriviamo al prefetto, scriviamo al ministro dell'interno. Comunque se il cittadino non può soffrire del problema, comunque il comune, cioè non possiamo stare in mezzo alla spazzatura, essere rossi, abbiamo un lungomare che è inesistente, non abbiamo luce, cioè dove viviamo? Antonella, il sindaco, gli assessori, i consiglieri, dico tutte e 16 consiglieri, stiamo bene o male, stanno lavorando un po' tutti nella diversità dei ruoli, ecco, in maniera più o meno efficace. Però le posso dire che noi non stiamo lavorando da soli, c'è tanta gente che ci sta, che sta alle nostre spalle e sta lavorando nell'ombra, a gratis. Io non metto in dubbio il vostro lavoro, io sto dicendo che comunque sia, a prescindere da tutto, il cittadino dovrebbe anche goderne nel paese piuttosto che vivere in sofferenza. Allora, noi l'obiettivo è quello, considera che ci siamo seduti e insediati, ecco, seduti su questa poltrona, come dice qualcuno, tanta ambita da parte del sindaco. Il mio è un sogno, sì, era un sogno diventare sindaco. Oggi lo dico con orgoglio, lo dico con tanta soddisfazione. È la cosa più bella, riuscire a poter essere il direttore d'orchestra della tua città, della città che ami, della città che ti ha visto nascere, della città che ti ha visto compartecipe nella perdita dei propri cari, che ti ha visto soffrire e ti ha visto gioire. Io chiedo a tutti, non solo a lei Antonella, la massima collaborazione. Lavoriamo come squadra, perché solo come squadra si può far uscire merito a questo pantano. Ormai le elezioni sono finite. Per me non è facile parlare, come dice qualcuno, fare proclami. Per me è più facile se c'è a fianco a me tanta più gente. Quindi oggi do ascolto, come giusto che sia, non solo a chi mi ha votato, ma anche e soprattutto a chi non mi ha votato, indipendentemente se da qua a 5 anni poi ci ricandidiamo. Io vi dico una sola cosa: in questo momento sto ulteriormente penalizzando gli affetti familiari, sto penalizzando quelle che erano i miei hobby, le mie passioni. E non ho più vita privata, però lo faccio e lo faccio volentieri, e con la speranza di riuscire a portare al mio fianco quanta più gente possibile. Bene Antonella, okay. grazie Antonella. Grazie. Allora vediamo, sindaco, facciamo delle domande più brevi al sindaco, così magari diamo spazio alle altre persone, anche perché è arrivato un messaggio, lo leggiamo. Buongiorno, primo cittadino di merito, sono una signora di merito. Nella Costituzione italiana è giusto, come dice lei, che una famiglia in grande necessità deve andare a dormire
alla stazione. Come giorni fa, presentandomi da lei, ha risposto così: capisco che miracoli non si possono fare, ma una risposta così non era nemmeno corretta. Mi scusi, buona giornata. Allora, signore, io non dico il nome per correttezza, però non le consento di dire queste cose. Appunto. Perché sa benissimo quanto io personalmente le sono stato vicino. Le sono stato vicino personalmente, cara signora. Lei non può venire dal sindaco e dire oggi lei mi deve dare una casa, lei mi deve dare una palazzina, perché il sindaco non ha la bacchetta magica, il sindaco sa che non può fare questo. Come lei ci stanno tante persone in difficoltà. Cara signora, non ho detto che lei deve andare alla stazione, è stata lei che ha detto io non ho dove dormire, e le dico pure che non è vero quello che ha detto lei. Non è, lei non ha parlato con la verità al sindaco. A me dispiace risponderle per le rime, le ho dato sempre ascolto, l'ho aiutata tanto, non mi faccia rimpiangere l'aiuto personale che le ho dato, signora, perché a Cesare quel che è di Cesare, abbia un minimo, non le dico di rispettarmi, però le dico di essere una persona educata, perché chi dice bugie non è una persona educata. Bene, questa è la risposta del sindaco alla signora che ha scritto il messaggio. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Volevo fare un intervento. Certo. Ringraziando il sindaco per la pulizia che ha fatto al cimitero grande, diciamo, quello che c'è sulla via Roma, alla fine della via Roma. Però il problema è che noi continuiamo ad essere senza luce, pur avendo pagato delle utenze che poi sono state staccate. Signora, mi scusi, mi scusi. Signora, 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 mi scusi. Intanto dovrebbe abbassare il volume del televisore, perché arriva in ritardo, e sentirci al telefono. Altrimenti non riusciamo. Ci deve sentire al telefono. Va bene. Può continuare. Il sindaco le stava rispondendo. Signora, se non c'è luce. Si è vista al cimitero. Non si è vista ancora per come deve essere, signora. I morti, pur essendo morti, devono stare nel decoro, nel ricordo e nella memoria di chi comunque li va a onorare. Anche se sono morti, ritengo che la luce ci debba essere, perché la luce per la mia religione è il simbolo della vita eterna. Quindi entrare nella cappella dei miei genitori, dei miei parenti, vedere che devo stare al buio, io la voglio pagare la bolletta, l'ho sempre pagata, quindi perché questo servizio non può ripartire? Signora, deve. Alla fine la bolletta di una cappella, mi pare che, se non ricordo male, l'ultimo ho pagato 18-20 euro per un anno, quindi... Signora, deve ripartire il servizio, deve necessariamente ripartire. Siamo con la batteria, però non ha senso, signora, mi creda, sindaco. Signora, lei le chiedo scusa. Giovane, lei alle prime armi, io le cambiare, signora, le teste di questo paese, anche se ritengo che... Per lei sarà un'impresa ardua, perché veramente, cioè, per cambiare il paese, per quanto ci sia la sua grande buona volontà, la sua disponibilità, e le auguro che lei riesca per il bene dei giovani, del futuro di Melito, però bisogna entrare nella testa delle persone, perché purtroppo qua c'è poca cultura di collaborazione, di efficienza, di rispetto per le cose. Il comune è il bene di tutti, no? Il paese è un bene di tutti, no? Quindi se io posso migliorarlo, devo essere il primo, ma purtroppo non mi risulta, perché io mi accorgo che nella zona dove abitano ci sono tante persone che portano, io glielo dico, non so se lei può intervenire in questo senso, perché sicuramente... Dica signora, non si preoccupi. Però non è, io le chiedo, sindaco, è giusto che un vicino di casa porti il cane a farmi fare i bisogni nell'angolo... Signora, arriveremo anche ai cani. Intanto c'è la... Io purtroppo per motivi di lavoro abito in una grande città. L'ordinanza... Signora, arriviamo anche ai cani. E mi accorgo che sono armati nelle grandi città di palette. Sì, paletta, sì, certo. Arriveremo anche a questo, signora. Signora, faccia dare la risposta. Signora, la risposta. Allora, signora, così chiariamo un po' la situazione dei cimiteri. La luce ci deve essere. Ci deve essere la luce, e noi siamo un pochettino in ritardo sulla pulizia dei cimiteri, che stiamo trascurando in questo periodo per
ci siamo dedicati un po' al mare, nel senso che in questa settimana ancora quelle poche forze lavoro, perché qualcuno si è messo in malattia, qualcuno deve andare necessariamente in ferie, perché abbiamo anche da gestire il servizio idrico, lo stiamo facendo di notte e lo stiamo facendo senza straordinario, senza di reperibilità, a compenso. Quindi chi lavora di notte poi deve necessariamente non lavorare di giorno. Allora, quindi le forze lavoro sono ridotte, faremo più passerelle per i diversamente abili a mare quest'anno, cosa che forse se c'è stata, quando c'è stata solo una, non ne faremo tre. Per i cimiteri, quello che abbiamo trovato lo sappiamo tutti, ma questa non è una giustificazione. Ci siamo attivati sin da subito, e come giusto che fosse, con una semplicità estrema, perché è bastato soltanto ridistribuire quelle poche forze lavoro in maniera diversa. Giusto decoro, però le chiedo, signora, quanti sono i lotti che il comune ha venduto a privati e oggi non sono edificati e erano nell'abbandono? Quante sono state le edicole costruite e tutti i calcinacci, tavolacci, eccetera, eccetera, è stato lasciato là all'abbandono? Quante sono le corone che noi abbiamo trovato, diciamo, in giacenza dentro il comune perché nessuno ha smaltito? Allora, da qua a breve noi andiamo a censire i lotti inedificati, poi vediamo cosa bisogna fare con chi ha acquistato il lotto e non ha edificato entro 18 mesi, perché c'è anche questo ragionamento. È giusto che noi andiamo sin da subito a togliere la possibilità e a revocare e riappropriarci di quel lotto che ci siamo pagati come comune, oppure è giusto che gli diamo la possibilità alla gente di edificare in maniera veloce quel lotto che è inedificato? In ogni caso, chi è proprietario di un lotto lo deve custodire e mantenere sicuramente idoneo dal punto di vista igienico ambientale. Non è possibile che noi ora purtroppo dobbiamo andare a spendere circa 10.000 euro, signora, per smaltire quello che abbiamo trovato nei due cimiteri. Allora vanno fatte delle regole. Va cambiato il regolamento. Chi deve andare a costruire deve lasciare un deposito cauzionale. Alla fine della costruzione si fa un sopralluogo da parte del custode del cimitero. Se l'area è stata lasciata idonea e compatibile così come è stata trovata con le condizioni igienico-ambientali, bene, altrimenti si incassa la cauzione. Allora, quando metti mano nella tasca del cittadino, allora forse le cose iniziano a cambiare, come noi dobbiamo farle cambiare, signora. Allora, la luce, allora, un'altra cosa, se viene un parente, un lontano parente, e non conosce nessuno, perché ci stanno anche questi casi, oppure viene qualcuno che vuole andare a trovare l'amico, il tizio che ha sentito magari che è deceduto e vuole andare a metterlo in fiore, non c'è una mappatura, dobbiamo fare anche questa. Però tutto questo richiede dei tempi, lasciateci un attimino. E vedete che se le dico queste cose è perché le abbiamo... Allora, la luce in questo momento c'è solo in un settore. La luce c'è solo in un settore. Se lei sta pagando, verifichi se in quel settore c'è la luce. Se non c'è, stia tranquillo, faccia un'istanza, la porti, la mandi a me, non la deve consegnare per forza al sindaco. Al sindaco la mandi per conoscenza. Prima o poi arriverà da me e sarò io a chiedere il conto. Nella cappella dove è di famiglia, la signora dove... non so dove è la sua cappella in questo momento. E allora le dico non è che non mi interessa dove è la sua cappella, a me interessa il concetto generale. Se lei non ha la luce non deve pagare. Quindi faccio un'istanza al responsabile dell'ufficio tecnico, al responsabile dell'ufficio tributi e per conoscenza al sindaco. Stia tranquilla che se ha pagato le verrà stornato con un altro indebitamente, se ha pagato indebitamente verrà stornato con un altro tributo, signora. Okay. Se ha difficoltà venga a trovare pure il sindaco. Grazie a lei. Allora, altro messaggio. Buongiorno signor sindaco, vorrei sottolineare nuovamente la buca che c'è in via Marco Centola, dove non ho mai visto fare un sopralluogo, altrimenti sono sicura che sarebbe stato vostro interesse transennare l'area per evitare che qualcuno ci lasci una gamba, poiché è in prossimità del marciapiede, ricordandovi anche che
La buca potrebbe creare problemi all'abitazione sovrastante. Sarebbe opportuno far dare un'occhiata a una persona competente. Mi auguro vi interesserete anche di queste zone che non sono centrali. Mi rendo conto che ha tante questioni da risolvere, quindi le auguro un buon lavoro. Allora, via Marco Centola, non è vero che non è stata interessata o attenzionata. La settimana scorsa presentavo un problema di carenza igienico-ambientale, i cassonetti erano stracolmi di pieni, è rimasto qualche piccola cosa di ingombranti. Non è vero che nessuno è andato in via Marco Centola, sappiamo benissimo che nel vallone c'è una grossa perdita di acqua, sappiamo benissimo che nel vallone ci sono delle carenze di igienico ambientali, però sappiamo anche benissimo che ci sono tante cose da rivedere in quel vallone per poter fare la pulizia. E per quanto riguarda la buca, noi abbiamo fatto un intervento tampone di complessivamente di 6.000 euro e sfido chiunque a fare con 6.000 euro quelli che siamo riusciti a fare noi in quasi tutto il paese. Poi buche in più, buche in meno, ecco, non è che noi non abbiamo preferenze nel tappare la buca a destra o a sinistra, qualcuna ci è rimasta, come ovvio che sia. Signora, sia tranquilla, non abbiamo disattenzione verso una zona, e poi via Marco Centola non è così periferica, stiamo parlando della strada adiacente a Porto Salvo, signora, non è periferia via Marco Centola. Bene, abbiamo altra telefonata in diretta, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Questo è semplicemente un bello in bocca al lupo al sindaco. Grazie, dalla Sicilia, bella. E sono delle belle cose, perché a sentire la luce nel cimitero, sinceramente è proprio il colmo. Dai, di giorno si va al cimitero e si vede chi si cerca, di notte non credo che si va al cimitero. Quindi sta luce, signor sindaco, lei è una persona di stomaco. Intendevano le lucette nelle cappelle, Antonino, capisci? No, scherziamo. Quindi... abbiamo il tempo a questo signore di potersi anche inserire adeguatamente e con i problemi attuali dell'Enel anche, che quello è un problema molto serio. Dai, signor sindaco, in bocca al lupo, lasci perdere tutte le barzellette. Sono barzellette, il cassonetto. No, scherziamo, dai. Saluti dalla Sicilia, in bocca al lupo. Grazie, gentilissimo. Ciao Antonino, ciao. No, vabbè, comunque, sono tante... Volevo dare un'altra comunicazione, visto che siamo qua. Settembre apriranno le scuole e siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 300.000 euro per... le scuole di Anna Lacco Pilati. Qualcuno, quando inizieremo i lavori, ci dirà: ma perché non avete iniziato quando si è chiusa la scuola? Vabbè, la risposta sarà scontata, è scontata. Ecco, uno non è che beve quando ne ha voglia, beve anche quando ha l'acqua per poter bere. Ecco, la Sicilia, sindaco, comunque, beh, è chiaro che tanta gente vorrebbe anche parlare, riuscire a parlare stamattina con lei per dire anche le cose positive che avete fatto, non solo le cose negative, perché qua si parla solo di quello che non è stato ancora fatto, ma non perché non se ne vuole fare, è perché non c'è il tempo e ci vuole il giusto tempo per fare le cose. Intanto rispondiamo anche ai messaggi. Ciao Filippo, sono Lina da Caulonia, è da tanto che provo a telefonare, ma non riesco a prendere la linea. Volevo fare tanti complimenti al vostro sindaco tramite la vostra televisione Telemerito. Sto seguendo le iniziative che sta facendo a Melito e devo dire che mi è piaciuto molto l'idea di mettere gli orari e serali per andare a buttare i rifiuti. Buona domenica a te Filippo e al sindaco da parte mia, e soprattutto leggi come scrivo. Vabbè,
insomma, vabbè, leggi per ordine del sindaco. No, sindaco, questo non me lo può ordinare. Non per mai... ordine del sindaco, o lo devi leggere? È un'eccezione. Lei solo mi per fa stavolta. Dire, lei mi solo fa... per stavolta. Lei non può farmi una cosa del genere. No, anche perché lei è juventino come la nostra linea da Caolonia. Insomma, state e facendo quindi... una buona squadra, un buon campionato. Insomma, voglio dire, complimenti alla Juve. E quindi che c'è scritto? Vabbè, appunto, sto facendo i complimenti alla Juve. Sindaco, lo legga lei perché io mi abbaglia quella... C'è scritto Forza Juve, come ecco, sempre. Vabbè, comunque questi sono i saluti da Caolonia, sindaco. Grazie. Adesso da tutte le parti, comunque le fanno veramente i complimenti. Abbiamo un'altra telefonata, poi rispondiamo all'altro messaggio. Pronto? 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 Sì, buongiorno, da dove chiama? Salve, sono Francesca da Medito. Buongiorno Francesca, il sindaco la sta ascoltando. Io voglio dire al sindaco che è un grande. Ah. Sindaco. Grazie. Prego, Francesca. Io ho votato lui e speravo che lui, perché per me tutto quello che fa è giusto. No, non è così. Sì, faremo solo quello in cui crediamo. Non dica che vengono un'altra volta i commissari, perché ci hanno rovinato merito i commissari. Ne riparleremo di questo nel prossimo consiglio, necessariamente, perché c'è stata fatta un'interpellanza, si parlerà tanto di uno dei tre commissari. Vi invito quindi a venire al prossimo consiglio. Volevo dire, signor sindaco, sì. Come mai qua a Melito non c'è niente? Ci dobbiamo spostare per andare a Bova una serata? No, parliamo di serate, insomma. No, signora, non c'è niente. Non c'è del pesce quest'anno, non so il perché, lei lo sa. Signora, allora, intanto io avevo fatto un invito ieri sera. Ci sono state 8 serate di rassegna teatrale a Prunella, quindi ieri sera c'è stata da 3 sere che c'è la festa all'acco. Io un pizzico è stata la processione. Signora, Garedia, Prunella, allora, è merito, Anche sì, capisco che lei dice per le frazioni è più facile. E, registro con rammarico, quest'anno speriamo che sia solo una sosta, un incidente di percorso. Esatto. Per la festa della Sagra del Pesce, che era per come è stata, per gli sforzi che hanno fatto. Noi stiamo cercando di fare tanto, signora. Io ringrazio intanto tutti coloro che si spendono per fare qualcosa a Melito e si spendono, diciamo, da volontari. Poi chi non ha mai organizzato una manifestazione, una rassegna teatrale, un evento, non potrà mai capire quanti sono i sacrifici e gli sforzi che ci sono e i rischi anche che ci sono dietro le manifestazioni. Poi nella Sagra del Pesce, per la gente che gira, è chiaro che lasci sul campo qualche scontento, è naturale che sia. Però se tutti invece tentiamo di fare qualcosa, io un piccolo rimprovero lo voglio fare agli amici dell'Acco, non a quelli della rassegna, ma non perché voglio essere di parte, perché la rassegna è stata fatta a Prunella, perché la rassegna è stata comunicata a gennaio, la festa dell'Acco poteva essere spostata, per far sì che non... Poi dice il sindaco, ad esempio stasera che fa il sindaco? L'amico Peppe Meduri si rega all'Acco per la conclusione oppure farà la conclusione a Prunella nella rassegna teatrale? Poi stasera ci sarà anche il vicepresidente della provincia, quindi il sindaco non può accompagnare il presidente all'Acco a Prunella, magari si deve dividere e fa l'uno e l'altro facendo male sia l'uno che l'altro poi alla fine. La volevo interrompere, sindaco, mi scusi per quanto riguarda questo. Ecco, molta gente ci chiede perché l'amministrazione comunale non crea un calendario con le varie associazioni dal prossimo anno, dove il sindaco impone la data alle varie associazioni, allora, in modo che tutti possano... Pippo, come interista, ha la memoria corta. Noi abbiamo... Sì, l'invito è stato fatto quando io... La memoria corta. Io dico quello che la gente sta dicendo adesso. L'invito abbiamo fatto un incontro con tutte le associazioni. Il sindaco può fare un invito, un appello.
poi non ha il potere di decidere se cassare o spostare una o l'altra manifestazione. È una questione anche di buonsenso, di calendarizzare gli eventi. Grazie. Signora, cercheremo il 26, vi invito, intanto il 26 faremo la giornata dello sport, splendidamente la sta organizzando il mio assessore Patrizia Crea, che saluto come saluto tutti i miei assessori e tutti coloro che stanno collaborando con la lista Melito nel cuore. Va bene, grazie signora. Io appunto le volevo dire, sindaco, perché ecco, lei ha dato la risposta, il sindaco, l'amministrazione non può imporre all'associazione di cambiare le date, no? Questo dico, può ci invitare. Vuole un buon senso, invitare. Io posso invitare l'amico Pellicone a casa mia, lui può decidere se viene o non viene, ma alla fine poi quando lo invito il menù lo decido io, ecco. Essendo interista la pastina con l'olio. Grazie. Intanto, sindaco, altri messaggi qui a Valanga. Ringrazio il sindaco per il suo interesse verso la situazione del cimitero. L'unica pecca che volevo evidenziare è che da un paio di giorni si verificano episodi in cui si trovano i cancelli aperti anche di sera tardi. Io sono una turista, ma nata e cresciuta a Melito. Allora, c'è stato qualche disguido nel perché dicevo che ogni tanto qualcuno degli operatori, dei nostri operai, va in ferie, quindi nel cambio qualche piccolo disguido c'è stato, è rimasto fino a sera tardi una sera, sono rimasti una sera fino a tardi i cancelli chiusi, una mattina sono stati aperti in ritardo, ma non dovrebbe essere il sindaco può solo arrabbiarsi, ma con l'arrabbiatura si risolve ben poco. O con l'arrabbiatura si corregge l'errore e si cerca di non ripeterlo, però capita purtroppo anche questo. Altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Da Melito. Sì. Volevo fare complimenti al sindaco per la disponibilità che dà verso tutti e volevo fargli una domanda se è possibile. Prego. Che cosa ha in mente di fare per i bambini disabili e per le persone disabili? Signora, intanto stiamo facendo le terrampe per i bambini diversamente abili per far sì che possano andare, come giusto che sia, sulla spiaggia, avere il mare, ecco, l'acqua, la battigia fruibile. Poi faremo partire, perché non c'erano i soldi in bilancio, li abbiamo già parcheggiati, li dobbiamo solo spostare da un capitolo all'altro o da più capitoli al capitolo di spesa, per far sì che durante l'orario scolastico abbiano quella giusta e necessaria assistenza, perché questo è un servizio il cui onere grava nelle casse comunali. E speriamo di riuscire a fare velocemente il campetto coperto scoperto, il famoso palloncino che ci finanzia per intero la provincia, e far partire anche qualche sport per i diversamente abili. Poi, signora, non conosco il caso specifico, ma guardate che c'è l'associazione di Pasquale Spinella che sta facendo delle cose egregie, quindi non conoscete Barriere senza Amici senza sì. Barriere, mi sembra che sia, io confondo sempre il nome. Comunque, se ha difficoltà venga pure da me, è chiaro che l'attenzione verso chi è meno fortunato di noi, ecco, deve essere assolutamente massima. Come riduzione delle tasse, signora, riduzione delle tasse l'abbiamo detto in consiglio noi, contrariamente a quanto l'opposizione proponeva un minuto prima della votazione, non siamo stati in grado, o meglio, nella possibilità di andare a modificare oggi le aliquote IMU, TASI, eccetera. Va fatto uno studio attento. È chiaro che le categorie svantaggiate, le persone anziane, i diversamente abili, le giovani coppie, perché no, anche queste, debbano necessariamente avere una riduzione. Vanno cambiati tutti i regolamenti, signora, dico tutti, perché le chiedo una domanda. È costituzionale il
pagare l'acqua che non si consuma, secondo me non è giusto. Allora, bisogna rivedere in assoluto tutti i contratti, però c'è anche da dire un'altra cosa, signora. Noi stiamo attenzionando tutte le problematiche. Oggi, vi faccio un'anticipazione, la bolletta dell'acqua subirà un aumento quest'anno rispetto al 2014, al 2013, perché nel 2015 andremo a pagare l'acqua consumata nel 2014. Intanto non è stata fatta, siamo fermi alla lettura al 2010, mi sembra. Adesso il 29 di maggio, i commissari hanno firmato un contratto con una ditta che farà le letture. Chiaramente avranno il tesserino con operatori, comuni di merito, e ci dovranno fornire, speriamo velocemente, le 6.000 letture. Tanti sono i contratti posti in essere oggi. Poi vai a guardare, è chiaro che hai un fatturato, che è l'acqua che ti vende Sorical, hai delle spese che sono quelle della gestione della depurazione e della corrente che serve per spingere l'acqua, i famosi pozzi, le pompe, eccetera. Poi quindi c'è un quantitativo di acqua per quello che è fatturato da Sorical, e poi hai il quantitativo di acqua che fatturi all'utenza. Signora, c'è un'anomalia che non solo ci preoccupa, forse non ci fa dormire. Personalmente ho passato più di una nottata, e non solo. Ringrazio i due colleghi che sono stati con me a sfogliare tante carte, per vedere intanto dove c'è questo consumo, e stiamo monitorando, e partiranno i controlli, perché non è giusto che ci siano i furbetti. Io dico, e lo dico con molta serenità, che chi ruba è un ladro, e il ladro deve essere sanzionato. Grazie, signora. No, un'altra. Veloce, perché abbiamo tante domande da fare. Lo ringrazio per la sua sensibilità, perché lei sa benissimo che a volte chi ha un disabile in casa. Signora, lo so. Personalmente, ecco. Per chi non ce l'ha non può capire quello che passa, maggiormente certo, quando ci sono dei bambini e quando ci sono delle persone. Comunque la ringrazio tantissimo. Grazie a lei. Grazie, grazie mille, signora. Buona giornata. Buongiorno. Ecco, c'è altro messaggio, sindaco. Volevo portare a conoscenza del sindaco il poco decoro che ho trovato dietro le palazzine di via Peppino Surfero, una discarica a cielo aperto di automobili abbandonate, ne ho contate almeno 8, una vergogna, i vigili dovrebbero controllare e sanzionare le persone che le hanno abbandonate. Domani mattina sarà fatto. Attenzione, perché via nelle palazzine via Peppino Surfero ci abito. Se ci sono 8 macchine abbandonate, domani mattina intanto così invito i proprietari a rimuoverle con urgenza, soprattutto se non hanno l'assicurazione. Perché c'è la sanzione è abbastanza elevata. Domani mattina una pattuglia di vigili andrà in via Peppino Surfero. Se la signora ci dice esattamente, magari anche il numero civico, la via dove sono queste macchine abbandonate, se sono adiacenti alla villa comunale, ecco, io mi sono un po' strano, 8 macchine abbandonate, no, via mi sembra esagerato. Io abito in quella zona lì, ma anche se sono 2, sì, invito i proprietari a rimuoverle prima di domani mattina. Non è così esagerato. Attenzione, sì, abito anch'io da quelle parti, non vorrei beccarmi una multa. Cioè, come bisogna fare? Allora, va bene, via Peppino Surfero, mi raccomando, chi ha le macchine abbandonate dietro lì deve rimuovere, perché il sindaco è come la via, si ricorda di quella via, sindaco? Ma è la via Melissa. Allora, io devo chiedere scusa alla signora che ha attenzionato il problema, perché via Melissa esiste. Sì. E per il comando di vigili era sabato scorso, lei ha chiamato, io ho chiamato il capo operaio, abbiamo chiamato il geometra, abbiamo chiamato ho coinvolto anche l'assessore Di Pietro. Diciamo che abbiamo perso qualche oretta.
ma alla fine non si è cavato un ragno dal buco, dice non esiste via Melissa, e noi pensavamo a uno scherzo di pessimo gusto. Via Melissa invece siamo riusciti, perché quando arriva una segnalazione poi la problematica non è che passa nel dimenticatoio. Io mi sono arrabbiato e anche il comandante dei vigili dice dobbiamo chiedere scusa, le devo chiedere scusa sindaco, perché il comando dei vigili urbani non conosceva di questa via. C'è anche via al Bergamotto, via del Bergamotto. Ecco, vie nuove insomma. Vie nuove, e alle spalle di Villania, è una zona che presenta delle criticità e che viene adeguatamente attenzionata. Mattina in via Peppino Surforo ci sarà una pattuglia dei vigili ad andare a controllare. Dicevo questo perché io quando ho portato il messaggio al sindaco della via Melissa, lui ha subito preso il telefono per chiamare, per vedere il problema, perché erano senza acqua, quindi le cose si fanno immediatamente. Allora io volevo dire una cosa, noi quando chiediamo collaborazione, segnalazione e pazienza, è perché se ci sono delle problematiche reali e concrete. Io ricordo quando è venuta la signora nella stanza del sindaco a dire si sta lavorando, hanno scassato due palazzine, se non intervenite voi vado dai carabinieri. Dice, signora, non c'è bisogno che lei vada dai carabinieri, mi dica dove sono, mi dica dove sono, e vedrà che nel giro di qualche paio di minuti, di qualche ora, sarà fatto un adeguato sopralluogo. È chiaro che se ci viene la segnalazione hanno scassato una palazzina, hanno scassato una palazzina, è molto generica. Se invece dicono hanno scassato la palazzina in via tal dettaglio al civico, tranquillamente che fare un controllo con i vigili costa poco. Se invece è una segnalazione generica, si può fare ben poco. Perde l'acqua a merito, ma dove? Ecco, quindi chiediamo collaborazione, ma se c'è la collaborazione ci sono anche i controlli e i risultati, state tranquilli. Allora, intanto leggiamo, c'è Giovannino che la saluta, vorrei immediatamente ringraziare il sindaco e il suo gruppo per tutto quello che stanno facendo e per la trasformazione positiva che stanno facendo, in bocca al lupo e non mollate mai, siete i migliori, grazie, il nostro Giovannino. Ecco. Lo salutiamo, grazie Gianni. Poi c'è, le macchine ci sono e come, partono dal civico 38 e finiscono nell'ultima palazzina prima del Simpli. Via Peppino numero 38. Dal 38 in poi, verso il Simpli. Ecco. Allora, domani mattina le macchine... I vigili sono stati lì da poco per mettere i sigilli ad una palazzina, è impossibile che non li abbiate visti. Allora, chiaramente i vigili, se ci stiamo riferendo alla palazzina, non so neanche quale sia, so solo che sono il custode giudiziario di quella palazzina come sindaco. Sono state due le palazzine attenzionate, in una abbiamo messo i sigilli, nell'altra stiamo cercando di concordare una soluzione col magistrato, è chiaro che va sgombrata. Però in questo momento abbiamo l'impedimento che sono i due bambini, uno di un anno e uno di tre. Abbiamo mandato l'assistenza sociale e non è possibile che uno individui una palazzina e si butti dentro. Io ho sentito tante assurdità, anche quella che ci sia qualche mio assessore, qualche consigliere che invita la gente, dice tanto poi non ti caccia nessuno. Non è assolutamente così, con l'amministrazione Meduri non sarà così. Chi si introduce abusivamente in una palazzina verrà buttato fuori. Fate le domande, rispettate quelle che sono le leggi, aiutateci a potervi aiutare. Bene, altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, da dove chiami? Buongiorno, ciao Filippo. Ciao, da dove chiami? Ci conosciamo, sono il papà di Francesco. Ah, buongiorno. Saluto il sindaco innanzitutto. Certo. Buongiorno. Senti, siccome non sento parlare affatto, ma noi magari la sera usciamo con Francesco per fare un giro che c'è qualche problemino, allora, però non si può più, e onestamente c'è troppo gas di scarico, c'è troppo... Parli del lungomare?
del lungomare. Il sindaco può fare qualcosa, magari, non lo so, qualche limitazione in un certo orario. Stai parlando del lungomare? Sul lungomare, sì. Del lungomare. Abbiamo ragionato sul lungomare, se opportuno o meno transennare e fare un'unica... transennare una delle due vie e magari transennarla alle 8 di sera, le dico che è stato ragionato anche questo, e riaprirla la mattina senza riaprirla poi a mezzanotte. Questa è la soluzione, diciamo, più vantaggiosa per l'ente, perché altrimenti impiegare degli operai dalle 8 a mezzanotte è un po' dispendioso. Vediamo un attimino se riusciamo a farlo, tra virgolette, con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile. E tanto questi ragazzi hanno delle risorse infinite. Vediamo se c'è la possibilità, ragionando anche se si può dare anche un minimo di rimborso a questi ragazzi per i servizi che fanno, perché capite che vanno a chiudere i cimiteri, e ci hanno dato una grande mano d'aiuto per l'affissione delle ordinanze, e sono naturalmente camminano con le proprie forze. La macchina non cammina con l'acqua, cammina con la benzina, e la benzina ha un costo. Queste problematiche le stiamo attenzionando, tranquillo signor Francese, signor Filippo. Va bene. Ciao, grazie. Grazie a lei. Ciao. Oh, è dura fare il sindaco. Il sindaco ha tutto, allora, nella mente, voglio dire. Rispondere a tutte le domande. No, non è il problema non è questo. Il problema è, lei stamattina mi diceva, è arrivato in ritardo, e che quando dico che il sindaco ha rinunciato alla propria vita privata, ecco, perché se scendi in un bar, se ti fermi in una piazza, in una stanza, in una strada qualsiasi, non è che viene aggredito, è che la gente si avvicina, perché le aspettative sono tante, la disponibilità è infinita, quindi... E lei è un sindaco disponibile, perché lei è in mezzo alla sua gente, al popolo. Lei si fa vedere spesso nelle varie feste di piazza, anche sul corso, voglio dire, in giro per le strade, quindi la gente lo aggredisce. No, in aggredire buona, no. In maniera buona, nel senso che ha bisogno di una parola, di conforto del sindaco. Sì, io perché non l'abbiamo mai visto, sindaco, mi scusi, ecco, non abbiamo mai visto un sindaco così disponibile in mezzo alla sua gente. Ma a me interessa poco quello che hanno fatto gli altri, interessa non snaturarmi, nell'indole mia essere semplice, essere disponibile con tutti. Oggi nel ruolo che la gente, a cui la gente ha scelto di avere un sindaco, io dico che sono il sindaco di tutti. È caduta la linea, vabbè, no. Lei si deve assorbire anche questo messaggio, sindaco, mi dispiace. Buongiorno, vorrei segnalare uno spreco di luce nella scuola Pilati. Sono rimaste le luci accese nei bagni, io le ho notato ieri sera, ma qualcuno mi diceva che è da un po' che sono accese. Grazie Carmela. Domani mattina faremo anche, grazie Carmela per la segnalazione, luce accese, spreco. Domani mattina segnaliamo però una piccola dimenticanza, magari del bidello, ma sarà semplice, ritorna e le spegne. Esatto, quindi, ma niente sanzioni per il bidello? Che ha lasciato le luci. Se è interista, vediamo un po' cosa gli facciamo. Senta, sindaco, no, le volevo. Vediamo se arriva qualche altra telefonata, perché è quasi ora di pranzo, no? Quindi l'abbiamo intrattenuta. Polpette oggi. Polpette. Ecco, cosa mangia il sindaco oggi? Polpette. Ma il sindaco mangia poco, com'è? Perché è sempre in movimento. Comunque, lei poi ha un fisico bello asciutto, quindi
Perché mangia poco? Perché lei si muove spesso. L'uno e l'altro. Mangia poco e si muove spesso. Questa sera dove la incontriamo? Prunella ha detto che c'è. Stasera vediamo quando verrà il vicepresidente, come vuole che facciamo. Ecco, sarò io ad allinearmi alle sue richieste, come doveroso che sia. E una istituzione un gradino, diciamo, più elevato rispetto a quella del sindaco, anche se qualcuno mi ha detto che il sindaco è la massima autorità, che chi viene viene e viene dopo del sindaco. Noi siamo stati sempre ospitali, figuriamoci con il vicepresidente della provincia. La intratteniamo ancora per poco, sindaco. Comunque abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno sindaco, sono Caterina. Buongiorno Caterina, il sindaco stava bene. Buongiorno. Innanzitutto, vabbè, la ringrazio per la disponibilità, ma era una gatta da pelare, lo sapeva già comunque prima. Sì. Il compito che lei doveva assumersi. No, non sono d'accordo, non sono d'accordo, se fosse solo una già ci saremmo riusciti. La prego, lei è come il campo dell'insegnamento, come il campo, qualsiasi campo importante che lei va a occupare naturalmente, è da tenere conto questo che la famiglia viene sempre meno. Comunque, d'altronde avrà delle soddisfazioni questo, non è che diciamo non la penalizzano, ma nello stesso tempo trova le soddisfazioni e la realizzazione. Non volevo questo comunque, volevo soltanto dirglielo che era da tenere in considerazione, ma volevo puntualizzare una cosa. Io non lo so le vecchie amministrazioni, i commissariamenti, quelli che ci sono stati, però penalizzare i commercianti del Corso Garibaldi, io non lo so il motivo. Capisco che comunque poteva essere un corso pedonale qualora ci fossero stati delle vetrine, dei negozi, ma lei come sa, Merito, il corso Garibaldi se no si riduce a 200-300 metri, non sono così tecnica da... Però penalizzare perché una macchina neanche si può soffermare, parlo di un commercio, un tabacchino, perché... parlo di un commercio breve, diciamo, di una sosta breve, non ha neanche questa possibilità. Io dico che comunque le tasse sì, comunque le paghiamo, e le paghiamo tutti, mi auguro. Ma lei parla di una modifica del corso, quindi, per dare modo... Io parlo di una modifica del corso, parlo che ci siano almeno alcune soste, e dico nei brevi, diciamo, nel breve sosta che deve essere... E non deve essere penalizzata, perché comunque ci viviamo tutti, paghiamo le tasse tutti, non veniamo assolutamente a chiedere niente a nessuno, perché è così che bisogna essere da buoni cittadini, però questo qua ci spetta. Vediamo che dice il sindaco. Signora, allora intanto mi dispiace che lei pensa che noi abbiamo voluto penalizzare i commercianti del corso. Io non parlo di lei, signor sindaco. Sì, allora abbiamo anche su questo fatto più di una riunione. Vi posso dire... Ma lei, scusi, sindaco, ma lei come tecnico? Perché comunque... Signora, se mi fa finire le dico subito quello che stiamo cercando, stiamo ragionando sul da farsi. Abbiamo anche pensato di fare il sabato pomeriggio il mercatino delle pulci per attirare più gente sul corso, transennando totalmente il corso e facendo, abbiamo in mente anche di dare tratti di corso Garibaldi in adozione in cambio di alcuni servizi. Stiamo ragionando sulle aree di carico e scarico complessive. Noi tecnicamente... Ma la della posta del privato che mi passa a prendere qualcosa e si ferma? No, vero? No, allora le dico subito, la prima l'abbiamo pensato una sosta a pagamento esentando la prima mezz'ora deve essere gratis. Ah. Dice, come si fa? Vabbè, è banale col disco orario, signora. Signora, come vede, credetemi, non lo dico per una questione di vanità, non stiamo lasciando nulla al caso, stiamo
veramente sparando a, con, a mitraglia. Ah, stiamo pagando gli errori di una vecchia amministrazione. Signora, che hanno non è solo, non è solo. A pagare con un recinto. Signora, non è solo. Vabbè, chiaramente il bonsai, quando io dico il 29 di poco fa, ho detto che il 29 di maggio i commissari hanno dato in affidamento a Alli, mi sembra che si chiama la società, la gestione della lettura dei contatori. Sono in un contratto di circa 12.000 euro. Mi sono preso la briga di vedere un attimino e l'andrò a consultare. E vi dico che noi avremmo fatto una cosa totalmente diversa da quella che è stata fatta dai commissari con Alley. Chiaramente, cosa fatta a Capoacce? La siamo ritrovati il 29 di maggio, signora, si è votato il 31. Diciamo, sarebbe stato più giusto lasciare spazio di manovra e di una maggiore determinazione, di potersi determinare alla nuova amministrazione. Certo. Però è stata fatta. Gli archetti, signora, gli archetti sono stati messi e, dico, nel mese di maggio. Ho capito, ma io l'ho detto ora, già prima questo. Erano le ultime cartucce che dovevano consumare. E purtroppo le hanno sparate, signora. Le hanno consumate sempre male, siamo sempre noi a pagare. Signora, e ora oggi, in questo momento, così su due piedi, pensate a non è che non so risponderle, signora, le dico così su due piedi, problema archetti, problema. Mi dà lei una soluzione? Quale sarebbe la soluzione per lei, o qual è la soluzione? Noi abbiamo fatto una riunione. Le posso dire che comunque non c'è parcheggio né a destra né a sinistra. Non è un'area assolutamente di macchine trafficabile, neanche assolutamente, non si può, ma neanche fare una manovra minima, è una penalità, continuiamo a pagare le tasse, non abbiamo assolutamente un rientro di questo, quindi lei mi deve dare la soluzione, non io, signor. La stiamo studiando, la soluzione, stia tranquilla che la concordiamo, signor, non sarà la soluzione che il sindaco proporrà e detterà, sarà una soluzione che deve essere partorita sinergicamente e in maniera collegiale. Io mi auguro, io non sono potuta intervenire quando c'è stata la riunione. Signora, io ho la fortuna e il piacere di essere molto amico dell'ingegnere Mimmo Gattuso, sì, lo so, che ha redatto il piano urbano di traffico. Siamo qualche attimino in ritardo su un incontro programmato, spero di riuscire a strappare a Mimmo, perché non sta a Reggio Mimmo, sta fuori provincia, e vediamo un attimino di settimana di poter fare questa famosa pizza o cena lavorativa, ecco, sta cena di lavoro. Si dia la possibilità a tutti di lavorare, sindaco, solo questo le dico. Ma siamo... Si dia la possibilità a tutti di lavorare, sinceramente. Signora, perché manca il lavoro, questo manca... No, ma che si dia a tutti la possibilità, dopo che comunque ognuno fa il proprio dovere, solo questo le dico, sindaco. Grazie signora. Grazie. Beh, insomma, adesso la nuova amministrazione deve risolvere i problemi vecchi, naturalmente, di quello che hanno fatto i commissari, gli archetti, insomma, e tutto il resto. Non ne sono arrivati più. Ce n'era uno che io ho ritenuto. No, questo qua l'abbiamo letto, adesso mi è sfuggito. No, dice perché non si fanno serate magari a merito con artisti di merito, magari la Villa Comunale, il sindaco può per questi artisti di merito dare la possibilità di esibirsi nel proprio paese. Ecco. Assolutamente sì, noi la daremo. Purtroppo c'è il regolamento fatto dai commissari dove anche la villa deve essere data in maniera onerosa. Abbiamo messo mano al regolamento, la tempistica è quella che è,
È giusto che se ci sono ragazzi, artisti di merito che si vogliono esibire anche nella villa comunale, allora la villa deve essere data, è il minimo che si può fare, la villa, il punto luce all'interno della villa, uno dei tre bagni, perché ricordiamo che la villa è stata più volte vandalizzata, certo, purtroppo. Va bene, comunque si sta pensando anche per questo. Abbiamo un'altra telefonata, sindaco, poi prometto che la lasciamo andare perché il sindaco deve andare a lavorare adesso, non a mangiare. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno signora. Sono Rita da Melito. Sì, buongiorno signora. Volevo fare due domande piccole al sindaco. Ma grazie che sono piccole, signora. No, sono piccole. Ecco. Allora, io sto facendo la differenziata, praticamente, la carta, la plastica, il vetro, l'umido no, perché non vedo i bidoni, insomma, e quella non la faccio. Però a me mi hanno detto, dice, no, è inutile che fai la differenziata. Non è vero, signora, assolutamente. Voi, sempre insieme a quella. Non è vero, signora, non è vero, non è vero. Oh, non è così, signora, continui a farla così come invito tutti i cittadini a farla, perché il problema è la di, signora, abbiamo dei costi elevatissimi per il conferimento a discarica e abbiamo delle problematiche. Allora, quando non vedete i cassonetti vuoti, svuotati, e soprattutto nella giornata di lunedì, è perché noi possiamo conferire tot metri, tot quintali di spazzatura a discarica al giorno. Tenga conto che la domenica non si fa la raccolta, quindi il lunedì, essendoci un surplus, poi in questo periodo c'è tanta gente che torna per le ferie, viene a passare la vacanza, il mare, quindi il lunedì, il martedì ci sono delle criticità. Se tutti, e dico tutti, è un invito, facciamo il nostro, la nostra parte, magari chiamando ASED per gli ingombranti, materassi. Vediamo, io sono continuo a vedere materassi stamattina davanti alla Chiesa Immacolata. Io ho, signora, da domani tolleranza zero. Io l'ho detto al comandante dei vigili. Giusto. E su queste cose non fate sconti a nessuno. Anzi, no, chiamatemi, no. Che vengo io e vi sottoscrivo le contravvenzioni. Signora, le farò personalmente. Io invito i cittadini, ASED, questo servizio lo deve fare per contratto martedì, giovedì e sabato, basta solo chiamare. Allora, tra il caricare il materasso e buttarlo e metterlo, il materasso, l'elettrodomestico, eccetera, e metterlo a fianco al cassonetto con il rischio che si corre, e fare una telefonata, tanto fate la telefonata, fate la mail ad ASED e per conoscenza all'ufficio tecnico, al sindaco, oppure venite e portatela se non riuscite, il messaggino, mandate il messaggino, state tranquilli che il servizio verrà fatto e certo. il paese presenterà un maggior decoro. Signora, domenica prossima, io non verrò alla radio domenica prossima perché sopporto poco Pippo Pellicone. Però domenica prossima sarà cura di Pippo o di qualche mio assessore comunicare i dati di questa settimana. Signora, ci saranno parecchie sanzioni. No, fa bene, sindaco. Anche a me è capitato tante volte, qua nella via Berlinguer, i cassonetti vuoti e la spazzatura a terra, ma non è possibile questo. Signora, questa è inciviltà. È inciviltà, giusto? Dobbiamo comunque... L'altra domanda, signora... No, niente, poi qua sempre qui ci sono, magari non lo so, la gente o si schifa ad alzare il coperchio,
i cassonetti che non funzionano più col pedale. Signora, lo ma so, si potrebbero sostituire. Signora, l'abbiamo chiesto, vediamo un attimino, in settimana faremo un altro incontro tecnico con ASED, però capite la difficoltà anche, io ho, signora, l'augurio che mi faccio e che faccio a merito è che non si parli più di cassonetti. Appunto, i cassonetti appunto devono sparire, dobbiamo sì andare alla differenziata totale porta a porta. Sì, 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 speriamo sì di riuscire a farlo velocemente, signora. Speriamo di sì. Grazie, speriamo di... grazie, buona domenica. Signor sindaco, buona domenica anche a lei, e in privato le dia un salutone ad Antonella. Grazie. A sua moglie. Grazie. Grazie, grazie, buona domenica, buona domenica. Vabbè, in privato no, ma comunque stop con le telefonate, mi dicono dalla regia. Sindaco, la facciamo un attimino riposare, sì, rilassarsi, così la mente, no? Solo per chiederle, ecco, volevo, insomma, tanto per Carmelina Nucera, consigliere della neoconsigliere, ha ecco fatto la prima interpellanza, Carmelina, gruppo autonomo, sì, ha fatto un'interpellanza che sarà discussa nell'arco del prossimo Consiglio Comunale. Ecco, questo quanto? Giudice di pace? Giudice di pace, abbiamo fatto, siglato un importante accordo con gli altri 8 sindaci. Colgo l'occasione per ringraziare nuovamente i colleghi sindaci. Abbiamo visto, abbiamo avuto anche il tempo di leggere gli articoli sui giornali, e libertà di stampa, ecco, però essere attaccati sul maggior, diciamo, per il fatto che ci siamo caricati. Chiariamo meglio, allora inizialmente eravamo 10 comuni, non si è fatto niente, si stava per perdere, abbiamo avuto la possibilità di intervenire e lo abbiamo fatto, ci siamo presi noi la briga, come doveva essere, così come ci siamo impegnati in campagna elettorale, di essere i soggetti promotori, anche perché il giudice di pace deve ripartire, e come giusto che sia, a merito, e deve rimanere a merito, e la sede istituzionale preposta più idonea è quella dell'ex tribunale, non del giudice di pace, dove era ultimamente il giudice di pace. Un'attenta analisi, costi eccetera eccetera, vari tentativi di trovare e comporre e trovare una soluzione alla problematica, ci dà forfè Africo, ennesima riunione, alla fine si trova la quadra, come si trova la quadra? Si trova la quadra mantenendo il giudice di pace a merito nella sede del tribunale. Ci si viene chiesto anche sulla possibilità di avere un risparmio come comune, in cambio la contropartita era cedere la sede a Bova Marina. Naturalmente abbiamo scartato proprio senza mezzi termini questa richiesta. Merito si è accorpato qualche piccolo onere in più rispetto alla ripartizione che era numerica in riferimento agli abitanti, che era il 31%, siamo passati a un 40%, ci siamo sì caricati la quota di Africo per intero, perché però ricordo a chi su questo punto vuole fare un attimino di polemica, ecco, vuole disquisire, e che in ogni caso su quella quota di Africo il 31% era sempre a carico di Merito, quindi Merito non è che si è caricato tutto Africo, semmai si è caricato la rimanente quota di Africo, perché il 31% una volta che viene meno Africo se lo deve caricare ope legis il comune di Merito, se il criterio è quello della ripartizione del 31%. Quindi aver fatto questo sforzo per noi è stato naturale, era doveroso, abbiamo portato come sindaci, e ringrazio i sindaci, a soluzione
una problematica sentita da tutta l'area agricanica. Il giudice di pace ormai è cosa fatta. Vanno fatti gli ultimi adempimenti a cui ci siamo impegnati con un tanto di verbale tutti e 9 sindaci già la settimana, adesso non ricordo il giorno dopo il 14, il giorno dopo il Consiglio Comunale. Quindi quando in Consiglio Comunale veniva discussa quella mozione presentata dalla lista Una città di cambiare, da cambiare, di Carmelo Minniti e Nina Iaria, il sindaco quando invitava l'opposizione a ritirare la mozione e a collaborare con la maggioranza, perché siamo a un passo dalla soluzione complessiva, venite e discutete con noi, venite e dateci quel supporto necessario, era perché il sindaco conosceva bene con la sua maggioranza la problematica e voleva appunto coinvolgere tutti. Adesso giudici di pace ormai è un risultato incassato bene, quindi è come la partita Juventus-Inter. No, stavo arrivando, aspetta, finisca con il risultato qua. No, senta sindaco, adesso basta con i problemi, le cose, rilassiamoci un attimo, no? Ecco, lei ha vinto le elezioni, per 5 anni sarà sindaco della nostra città, noi gliene auguriamo poi se si ricandida altri 5. Ecco, lei pensa che in questi 5 anni la sua Juve riuscirà a vincere la Champions? No, risponda sindaco, aspetti un attimo, dico, sta facendo un buon mercato la Juventus, adesso si rilassi, non pensi più ai problemi della città. Ecco, parliamo solo per chiudere in bellezza e tutta tranquillità. Lei un suo pensiero. Riesce la Juve in questi 5 anni che lei fa il sindaco? Perché se la Juve dovesse per caso vincere la Champions, si farà una grande festa almeno col sindaco juventino. Mi dica. Sicuramente si farà una grande festa. Posso dire che non mi sono posto il problema se dare o non dare la villa a un'ipotetica richiesta per la squadra dell'Inter. Il problema non si pone sicuro, ecco. Quest'anno no. Potremmo avere il dubbio sulla Juventus, però sull'Inter dubbi non ce ne stanno, no. Sicuramente adesso stiamo facendo un buon calciomercato, sindaco, quindi non sarà facile per voi vincere così lo scudetto a 30 non punti. Non si può vincere, sarebbe il quinto scudetto, ecco. Sì, qualcuno pure bisogna ogni tanto perderlo, ecco. Questo quinto scudetto comunque non è facile vincerlo, allora, quest'anno, perché perdere Milan, quando è una battuta, sì. Vince la Juventus è normale, se non vince fa cassa di risonanza, è come quella notizia che... Capisce così? Il sindaco fa cassa di risonanza come la Juventus. Senta, i suoi assessori, consiglieri sono tutti juventini, li sta cercando, devono per forza. Era una prerogativa, e tutta la squadra di merito nel cuore è a fianco al sindaco e bianconera. Anche calcisticamente parlando. Certo. Poi c'è Patrizia Crea a cui ho dato la dedica Sport, Turismo e Spettacolo, è stato il capitano del Futsal Calcio a 5, certo. Serie A, quindi forza Juve. Sì, Patrizia Crea, Juventina. Soprattutto forza Melito nel cuore, forza Melito, e viva la gente di Melito, la gente che vuole il bene di Melito. Noi non ci stanchiamo mai di dire che Melito deve cambiare, ma il cambiamento passa attraverso noi. Noi dobbiamo sognare una Melito diversa, una Melito che cambia. Sognare non costa nulla, e la nostra ambizione è quella di volare e portare Melito assieme a noi là dove volano le aquile. Il volo. Senta sindaco, le piace la musica a lei, naturalmente, perché lei ci ascolta sempre, insomma. Che genere di musica ascolta il sindaco? Io italiana, ascolto italiana soprattutto, sì. Quella degli anni
anni 60, 70. No, no, è la musica anche, italiana, anche più, genere, recente, sì. Più recente, in genere, tutta l'ascolta. Sì. No, così va bene. Non ho il volo. Io le ho preparato questo brano, Grande Amore, il sindaco con la sua gente, insomma, e viceversa. Che io... poi manderemo prima dei saluti. Sì, io ma ringrazio tutte le persone che ci stanno, e sono tante, che ci stanno vicino, che ci stanno incoraggiando. Apprezzo e condivido anche le critiche costruttive. E mi dispiace registrare quelle posizioni, diciamo, non critiche, quelle posizioni che non vanno verso il bene del paese. Quando dico sì, bisogna fare la critica, c'è qualcosa che non va, non devi dire soltanto non va, esatto. Non va, però lo puoi fare questo, problema e soluzione. E se tu mi poni solo il problema, beh, è il problema che io conosco, troviamo la soluzione insieme, questo che dice sì, il sindaco, ragioniamoci, parliamo, dateci tempo. Io voglio veramente ringraziare anche e soprattutto il comando stazione dei Carabinieri per la puntuale collaborazione che ci dai in ogni momento, ad ogni nostra richiesta, così come la Capitaneria di Porto, la Guardia Forestale, il nostro corpo dei vigili urbani. Quando dicevo alla signora che ha segnalato le macchine in via Peppino Surfaro, e che noi siamo anche un comune non virtuoso ma fortunato, abbiamo un corpo di vigili urbani, e Condofuri non lo ha, diciamo, forse Montebello ne ha uno o due, ora da poco ha avuto il nuovo comandante dei vigili. Quindi lasciateci lavorare e dateci il tempo di poter ragionare su fare il progetto o trovare la soluzione per la luce al cimitero. Io non sono d'accordo che la luce non va messa al cimitero, non sono d'accordo, però se si riesce a fare magari anche un minimo di impianto per avere la luce senza costi aggiuntivi per il comune, è giusto che si vada a percorrere la strada del risparmio, però non è colpa del sindaco se ancora in questi 40 giorni non siamo riusciti a vedere quanto ci costa il ripristino dell'impianto fotovoltaico del comune e come va avviato e messo in funzione l'impianto delle scuole medie, del fotovoltaico delle scuole medie del Peppino Surfaro. Sì, ci possiamo fare anche una colpa, ma dall'altra parte va fatta anche una ragione. Le giornate sono fatte di 24 ore e in queste 24 ore il sindaco, anche se per pochissimo, deve trovare pure un ritaglio di tempo per mangiare e un piccolo ritaglio di tempo per dormire. Per dormire, appunto. Stamattina, appunto, sindaco, stamattina il sindaco non dormiva. Non dormiva, lavorava. Lei lo sa. No, volevo dire, sindaco, estate, tempo di vacanze, mare, montagna, riposo. Ecco, cosa fa il sindaco e la sua amministrazione? Dove va in vacanza quest'estate? Non le posso dire, cioè, voglio dire, il sindaco che gli altri anni si è perso anche le vacanze. Usavo le mie vacanze, diciamo, usavo il tempo da dedicare alla vacanza per organizzare la festa dell'emigrato. Ecco. Quindi mi spendevo per la festa dell'emigrato. Quest'anno lo userò per trovare una soluzione alle tante problematiche della gente del mio Quindi paese. Quindi il sindaco e l'amministrazione comunale non vanno in vacanza. Assolutamente. Lavorano tutta l'estate. Sì. L'emigrante, la festa dell'emigrante? La festa dell'emigrante verrà fatta. Io ho avuto modo di dire ai ragazzi che l'impegno del sindaco ci sarà l'impegno dell'amministrazione, ma non sarà il sindaco e non può essere il sindaco a gestire, a essere colui che traina un po' tutti.
il sindaco darà la sua collaborazione alle varie soluzioni, come giusto che sia, ma il sindaco quest'anno può fare poco. Per quanto riguarda la festa dei migranti, può fare una mano, sì, può andare, ma lei sarà sempre a portare le crispelle. Ecco, quelle mi piacciono, e lo farà con piacere, e lo farà stavolta le porterà magari a Villai, i vecchietti di Villania, ai ragazzi bello. Della comunità Emmanuel. Lo farò con immenso piacere. Però vorrei pure avere la possibilità una volta tanto, così come mi è capitato in una delle 7 serate della rassegna teatrale, potermi sedere e trovare quell'attimo di tranquillità con la mia bambina a fianco. Lo avrà sicuramente, sindaco. Grazie a nome di tutti, anche quelle persone che non hanno potuto interagire con noi, perché sono state tantissime veramente. Noi le auguriamo un buon lavoro, buona estate, e ci vedremo, sindaco, nel periodo di feste. Ci vedremo già stasera. Sì, no, dico, qui alla radio. Ecco, magari nel periodo di Natale, per dare gli auguri. Ci vediamo prima Natale. Lei verrà prima Natale alla radio ancora. Facciamo un altro incontro nel mese di agosto, e poi ci vediamo. Non vorrei dire ogni sconfitta dell'Inter, perché sarei costretto a venire quasi tutte le domeniche. Grazie sindaco, va bene, staremo a vedere. Per quanto riguarda la ringrazio veramente, il sindaco disponibilissimo è venuto qui, abbiamo trascorso 2 ore insieme, tante sono le telefonate arrivate, tante le problematiche. Per chiudere, sindaco, un suo saluto, una domenica. Auguro una buona domenica a tutti coloro che ci ascoltano e che ci vedono, una domenica di tranquillità, pace e relax, e rilancio l'invito alla collaborazione e al buon senso. Quindi mi raccomando, niente rifiuti fuori dai cassonetti, si conferisce in maniera corretta, ma soprattutto niente ingombranti per strada, telefonate, non sprecate l'acqua. Aiutateci a poter garantire maggiori servizi a tutti i cittadini di Melito e a tutti coloro che a Melito vengono per trascorrere qualche ora di relax, qualche settimana di ferie, eccetera eccetera. Bene. Un in bocca al lupo a noi come Melito nel cuore e a tutti i cittadini di Melito per una svolta, per un'inversione di rotta, per una nuova Melito, per una Melito vivibile, per una Melito migliore e per un futuro diverso in meglio per tutti i nostri figli. Questo per tutti i nostri è l'augurio bimbi. Di tutti quanti. Grazie sindaco ancora, buona domenica e alla prossima. Io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Ciao a tutti, grazie sindaco, un saluto. Siamo in diretta anche su Telebova Marina, quindi Telemerito e Telebova Marina. Grazie, buona domenica a tutti, grazie sindaco. Grazie.